Giornate così belle erano attese, anzi sospirate, ormai da 2 mesi. Raggiungiamo l'eliporto di Arabba per una ricognizione dei passi dolomitici insieme ai tecnici di Veneto Strade e al direttore del Centro Valanga. Beh, è stata una situazione che si può scrivere fra quelle che si verificano con tempi di ritorno oltre i 100 anni. Un evento storico, dunque, le immagini che abbiamo girato sono sin troppo eloquenti. Ruben, che ci ha accompagnato in volo, queste zone le perlustra da 20 anni. Quest'anno non ha fatto freddo, diciamo, nel mese di novembre e il terreno non è ghiacciato e si stacca proprio dal terreno, e soprattutto parti basse dove c'è il prato sotto. E adesso cosa dobbiamo attenderci? Adesso per fortuna un po' alla volta il manto nevoso si sta assestando, tuttavia non sono esclusi ulteriori distacchi proprio per le condizioni climatiche che stiamo vivendo. Ai piedi della Marmolada il rifugio Fedaia, isolato da quasi un mese, per riaprire la strada servono mezzi speciali, costano oltre 2.000 euro al giorno.